L'avere successo in un musical che parla del Supremes e tutti gli artisti di Rhythm and Blues degli anni 60. Ci sono degli artisti di livello stratosferico, Amy per esempio, che tutti la conoscono, e poi anche Francesca Touré e Lucy Campetti, che cantano in un modo davvero sublime. Devono venire perché è un spettacolo bellissimo, è uno spettacolo che ti fa dimenticare tutte le cose brutte che succedono intorno a noi, perché due ore di musica che non finisce mai. Si sente bellissima musica, si balla, si canta insieme a loro. Il parco è pieno di talento, pieno di musica, piena di luci. È una bellissima storia scritta da Tiziana Danella con la regia di Enzo Sanni. Ladies and gentlemen, Mr. Martin Tumas is proud to present for the first time at St. James Theatres of New York, fabulous Sisters, Sisters, Sisters! Mary è una delle appunto tre ragazze che poi diventeranno nel nostro spettacolo le Dream Sisters, ed è un personaggio che inizialmente è un pochino demotivato. Queste ragazze hanno un grande sogno, ma provano e non trovano mai un'occasione giusta. E lei all'inizio è un po' titubante, anche per una questione di colore della pelle, perché parliamo di un periodo storico in cui il razzismo era proprio alle stelle. E alla fine invece una delle tre riesce comunque a trovare l'occasione. Allora dice: sai cosa c'è? Ok, proviamo a crederci ancora. Franci è una ragazza esuberante, molto esplosiva, fa delle uscite sempre un po' fuori dalle righe, ed è anche la persona che riesce a trovare il primo appuntamento con il primo produttore, che è poi quello che aprirà le porte alla carriera delle Dream Sisters. Alan Coleman è un presentatore televisivo un po' alla David Letterman, no? Come il David Letterman Show. È un presentatore che le ha aiutate un po' a essere conosciute dal grande pubblico, quindi che le ha portate in televisione in un momento nel quale le persone di colore di solito non erano in televisione, e quindi è stato un po' un precursore, nel senso accettandole, invitandole al programma, facendole un'intervista, e quindi grazie a questo ruolo si conosce un pochino meglio la vita delle Dream Sisters. Grazie agli artisti tipo The Supremes e James Brown, Otis Redding, Ike and Tina Turner, loro hanno sofferto il razzismo negli anni 60, hanno lottato in una maniera grandiosa, elegantemente, per far sì che artisti come me abbiamo trovato la strada a tutto gli show. You better move, you're stepping on my heart. I say move, you're tearing it apart. Oh, please move, oh, what am I gonna do? Si sviluppa intorno alla carriera dei Supremes e poi si sviluppa piano piano la strada del loro successo, di arrivare al successo. In mezzo a questo percorso incontriamo anche tutto il repertorio di James Brown, di Wilson Pickett, di Aretha Franklin, Ike e Tina Turner. La lista è infinita, ci sono 24 brani bellissimi fatti dal vivo con un'orchestra di 12 elementi. L'idea è nata da Tiziana Danella, che è la scrittrice di tutto il testo di questo musical. È ispirato ovviamente alla vita di Diana Ross e le Supremes, dove è stato fatto un film che ha vinto due Oscar, è stato fatto un film con Whitney Houston, sono state fatte varie versioni, e Tiziana Danella ne ha scritto una versione un po' sua, diciamo, particolare. La differenza è che questo musical rispecchia i canoni del musical americano al 100%, quindi è musica, grande energia, un'orchestra dal vivo di 12 elementi in scena, e la prosa è a servizio della musica, quindi i dialoghi che si svolgeranno durante l'arco dello spettacolo sono veramente a servizio della musica. A livello musicale abbiamo analizzato i vari brani e capito quale brano potesse essere più attinente a una vocalità più che all'altra, e quindi la solista, abbiamo scelto una solista per ogni brano, o anche più soliste per ogni brano, e le altre due si alternano come coriste, quindi c'è un cambio continuo di protagonista, diciamo, che è una cosa anche interessante per lo spettatore, perché cambia continuamente suono. What you want, baby, I've got what you need.
sono riuscito a mettere insieme tre tipologie di voci diverse e alla fine poi ci sono riuscito. Loro sono molto bravi, si sono impegnati al massimo, abbiamo lavorato tanto per far uscire fuori questo prodotto di grande qualità. Le mie colleghe hanno appunto due vocalità molto belle, molto differenti tra loro, differenti dalla mia. Abbiamo delle tessiture completamente diverse tutte e tre, ma nel momento in cui abbiamo iniziato le prove tecniche, quindi di armonizzazione, di lavorare le nostre voci insieme, ci siamo guardate ed è nata la magia. E quindi le nostre voci si completavano a vicenda ed è stata una cosa meravigliosa per un cantante. Sono due donne molto molto versatili, già dal punto di vista umano, prima ancora che artistico. Sono due persone che si mettono sedute e dicono: ok, cosa facciamo? Ciao spettacolo che spettacolo. Ciao spettacolo che spettacolo. Spettacolo che spettacolo. Spettacolo che spettacolo. Ciao spettacolo spettacolo, sono Amy Stewart e ci vediamo al Teatro Olimpico di Roma fino al 15 di maggio con Dream Sisters, la via del successo. La via del successo. Dream Sisters, la via del successo. Si ballerà tutta la sera. La via del successo, The Dream Sisters. Ciao. Bye bye.